Ciao, sono Stefano del negozio Kraken Store. L'autunno è forse il periodo dell'anno che preferisco per pescare in fiume. Con il dovuto approccio e qualche accorgimento è di certo un ambiente che può regalarci delle sorprese. Con l'abbassarsi delle temperature, l'attività dei pesci più piccoli come scardole o triotti rallenta notevolmente. In questo periodo è più facile catturare prede come barbie o cavedani, spesso anche di buona taglia. Per pescare in acque correnti, monto il pastoratore in deriva dalla lenza madre, non direttamente su di essa, ma tramite un bracciolo. Bracciolo che comunque dovrà essere più corto della girella con lo sgancio rapido dove vado ad inserire il terminale. Questo mi serve a far sì che tutto questo apparato si distenda a valle del pastoratore, posizionato in corrente, e avere un contatto più diretto con l'esca, col terminale, proveniente dalla lenza madre. All'occorrenza posso anche fare un invito sull'esca senza andare a spostare il pasturatore, perché al minimo spostamento in fiume con l'acqua corrente questo verrebbe trasportato via. Per il terminale utilizzo un fluorocarbon che rispetto al nylon è più resistente all'abrasione, visto che andremo ad avere un terminale disteso sul fondo e andremo a trovare sul letto del fiume e ciottoli, sassi, ghiaia, detriti che vengono trasportati dalla corrente. Come amo utilizzo un amo con l'ardiglione a paletta, con l'ardiglione adatto all'utilizzo di esche naturali che nel nostro caso sarà principalmente il bigattino. Una valida alternativa al bigattino può essere il verme di terra in condizioni di acqua velata o il pellet. Pellet che andremo sia a dare come pasturazione all'inizio e sia ad utilizzare anche sull'innesco laddove avremo un'eccessiva presenza di pesce di disturbo. La canna che utilizzo per pescare in questi ambienti è una canna piuttosto potente, capace di gestire pasturatori anche fino a 90 grammi, perché trovandoci a monte di una chiusa, di una diga, spesso siamo soggetti a un cambio di corrente, quindi di livello dell'acqua. Sono quindi costretto a passare da pasturatori da 50-60 grammi fino a anche 90 grammi.
Quando peschiamo in fiume, la cosa molto importante è riuscire a capire dove si trova la corrente principale. Questo spesso è facile capirlo dal cambio di velocità che ha l'acqua in superficie. Guardandola, ecco, magari da sopra all'argine, possiamo notare solitamente la fascia centrale che ha un corso un po' più veloce e le zone limitrofe sono più lente. Bene, noi dovremo andare a pescare proprio sul bordo della corrente principale. Questo perché? Quello è il punto dove naturalmente il fiume deposita il cibo trasportato e dove il pesce naturalmente si va a alimentare. Il nostro accorgimento è andare a pescare esattamente in quel punto, andando poi a far trovare al pesce che è in transito le nostre esche. Una volta individuato questo punto dove pescare, l'azione di pesca in corrente si svolge in questo modo. Caricato il pastoratore, si lancia e tenendo l'archetto aperto e controllando la discesa con il dito, andiamo a sentire quando il pastoratore tocca il fondo. Toccato il fondo, andremo a lasciare il filo in bando alla corrente, facendo creare una pancia al filo. E quindi non pescando direttamente con la nostra lenza madre che parte dalla canna e arriva sul pastoratore, ma bensì creando appunto una pancia, un arco. Questo serve a stabilizzare il pastoratore sul fondo, a far sì che, come detto prima, la nostra lenza si distenda appunto a valle e il pastoratore non venga trasportato via dalla corrente e ci permette anche appunto di utilizzare pastoratori più leggeri. Come detto, l'esca che utilizzeremo principalmente sarà il brigattino. Oltre ad esso, all'interno del pastoratore andremo a mettere pastura e qualche pellettino da 3 mm, comunque capace di fuoriuscire dai fori del pastoratore. Sullo spot, per tenere il pesce particolarmente attivo e il più fermo possibile ed anche evitare pesce di disturbo che comunque potrebbe essere ancora attivo in questo periodo, andremo a dare dei pasturatori open end carichi di solo pellet anche da 6-8 mm di buone dimensioni. Questo sempre per avere uno spot in un unico punto e tenere il pesce sempre più raggruppato possibile. Oggi il nostro fiume è stato avaro e le catture si sono fatte desiderare, ma d'altronde questo sport è bello anche per questo, perché non è scontato. Non vi resta che venire a pesca e seguirci sui nostri canali social. Uno col bigatto. Oh, suona bello. Eviteremo di usarlo. Detto questo, non mi piace e lo rifacciamo. Taglia 1, bigattino che può essere validamente sostituito da il terminale e ci permette di avere una maggiore sicurezza. Trovandoci in questo tratto a monte di una chiusa di una diga per la corrente elettrica. La diga per la corrente elettrica, per generare corrente elettrica. La diga non è che mi attacca, la prolunga. Contatto. Il nostro fiume oggi purtroppo è stato avaro, ma anche questa è pesca. E la pesca ci piace anche a me. Ma cazzo, te l'ho detto pesca? Oddio!